Ciao a tutti, sono Davidasci e vi do il benvenuto in questo nuovo video. E questa volta lo faremo su Rocket League. Sigla. Allora, ragazzuoli, vediamo un po'. Facciamoci una bella, io direi una bella partita online, giusto per fare quelle figure famose di merda. Troviamo una partita. Facciamo un bel caos 4.4 vs 4, anche standard va bene, dai. Troviamo una partita, una qualsiasi, dai, chi se ne frega. 3, 2, 1, via! Via, sta caricando. Ah, ok. 2, 1. Ah, ma la partita è già iniziata. Porca miseria, e abbiamo già uno dei nostri ha già segnato, così. Senza nemmeno sapere nulla. Vabbè, vabbè. Il nostro compagno ha segnato. Vabbè, vabbè. Uno, via! Allora, un tasto per il turbo, un altro per saltare. Porca miseria. È difficile orientarsi. Quel turbo? No, no, bestia, no, bestia, no, no. Mettiti in piedi. Ok. No, 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 bastardo. No, 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 che ha fatto questo? Che ha fatto? Scusassi, hai fatto un salto, hai fatto uno scatto con salto, non me l'aspettavo proprio. Stiamo perdendo o stiamo vincendo? Che squadra siamo noi? 2 a 6, ma va bene, non sto capendo nulla. Comunque la Y, io sto giocando col pad da 360, c'è un pulsante che segue automaticamente. Grandissimo, grandissimo. Allora siamo noi che siamo 7 gol. C'è un pulsante che segue automaticamente la pallone, la palla, quello che è. Questo è il pulsante, vabbè, questi dorsali per accelerare e frenare, per orientarsi ovviamente l'analogico. Poi c'è un pulsante per lo scatto, però si deve ricaricare, bisogna prendere il bonus. E poi un altro per il salto. Poi ci sono anche delle abilità particolari che bisogna premere, che non ho capito però sinceramente come si utilizzano queste abilità. Ma fa la... Oddio, non so che ho fatto, vabbè, non ho fatto niente, mi sono trovato in mezzo al casino. Cosa ho combinato? Ah, stavo dietro. Va bene lo stesso. Non sto capendo nulla, ragazzi. Questa è la seconda partita in assoluto che sto facendo, quindi ci fate caso se. Dai, 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 dai. Ma perché no? Oh, l'ho sbagliato a premere, vaffanculo. Ho sbagliato a premere. Dai, dai, salta. Questo per saltare, me lo devo ricordare, mi confondo sempre. Ecco, questo qua è per saltare. Ok, però io ho fatto l'assist. Ho fatto un assist, dai, almeno. Se l'avessi premuto con più forza, avessi dato più spinta, poteva anche essere gol, ma. Comunque, c'è il nostro compagno che è scatenato. Un pazzo scatenato! Un pazzo scatenato! Addirittura, dai, questo sarebbe stato un gol più fortuito che altro. Vabbè, siamo 7 a 4. Vabbè, la partita è già iniziata, ragazzi, non ci sto capendo nulla, quindi. Vabbè, è così. Abbiamo fatto pure un progresso dell'Archimand. Ha vinto la squadra arancione. Quindi non siamo noi, io non ho capito niente. Comune. Va bene, sì, equipaggio, vai, equipaggio. Noi siamo la squadra perdente, ma io ho capito che avevamo vinto. Vabbè, hanno vinto loro, dai. Non ci fate caso, io faccio sempre. Io non solo faccio figure in me, ma non ci capisco manco un cazzo. Che faccio? Alleniamoci un po' a capirci qualcosa. Allora, vedi, qui io do la spintarella. Non si riesco almeno a segnare, niente, manco a segnare, proprio niente proprio. Vabbè. Cosa bella di questo gioco è che è cross platform, no? E quindi, guardate che bella sta arena. E quindi si possono.
giocare chi ha la versione PlayStation 4 con chi ha la versione PC. Quindi è molto molto carina questa cosa, insomma, rende molto versatile, no? Ok, questo è difensore o attaccante, questo non ho capito, ma noi siamo gli arancioni, siamo palleggiando, non so nemmeno io che cosa sto facendo. No, troppo. Vedi, ho attivato la visuale che segue il pallone, che secondo me è più interessante questa visuale. No, cazzo, ho fatto, ho passato sopra. È più interessante questa visuale. Ah, no, bastardo, no. Via, fuori, spazzate via! No, sto troppo in alto! No! Madonna, che palleggio! Grandissimo! No! Merda. Cosa brutta è quando stai troppo sotto la palla! No, non ci provare! Oh, difendete, Difendete! Infatti devo ancora imparare a dare velocità alla spinta alla palla, no? Sto palleggiando un po' lentamente. Infatti poi quando vai veloce, spesso capita che manchi la palla, perché è difficile centrarla, eh. Che cazzo è successo? Mi hanno fatto esplodere. Meno male che ha segnato il nostro compagno, ma qualcuno... Io ancora ho capito come si fanno a usare l'abilità per far esplodere. Ma è pazzesco. No. Che palleggio al contrario, ok, grandissimo, sì, mannaggia, era quasi un assist quello, l'assist, sì. Abbiamo fatto un assist volontario, però bene, ok, dai, vediamo questo sono, no, perché ho fatto il salto, sbagliato a premere, no. È difficile quando ti rimbalza vicino, vabbè. Vai. No, bel tiro. Ah sì, perché qua puoi scrivere che parata. Vabbè, ho sbagliato a scrivere. Vedete, con le freccette laterali queste qui potete, diciamo, ci sono dei comandi scriptati, no? Che lo respinge, no, sono messo in turbo. Beh, è difficile calcolare i rimbalzi, veramente ci devi mettere, mi ha rimbalzato sopra, che sta a fare questo, sta a fare autogol, dai. Sta a fare l'autogol, sta a fare, ma sei pazzo? Fallo allontanare, no? Ah, è vero, gli azzurri sono i nostri nemici, non stavo a dire, sta a fare autogol, sta a fare gol. Ah, no, ho sbagliato a premere, vaffanculo! Queste volte mi sbaglio a premere turbo col salto, porca miseria! Saltato su, non segna, guardate, il salto è questo,
Come ha fatto a fare il super salto? Oh. Niente carino, non è niente male, no. È difficile acchiapparlo. Vuole esperienza, vuole experience. Uff. Oh. Ah, porca miseria, mi hanno ribattuto. No! Poi c'è il compagno rosso che spinge. No, l'ho accarezzato, l'ho giusto sfiorato. Vabbè dai, comunque siamo 2-1. Vabbè. Abbiamo vinto comunque, dai. È stato un finale un po' sofferente, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Certo è difficile azzeccarci, eh? È difficile prendere la palla. Comunque come prima partita, dai, non è andata male. Va bene ragazzi, detto questo vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!